E non poteva mancare ovviamente il presidente Lello Carlino, emozionatissimo. Presidente, si riparte dal Comune di Napoli, si riparte dalle tue parole, si riparte con un entusiasmo incredibile, hai tanta voglia di vincere, hai tanta voglia di costruire, così come hai detto al fianco di Luigi De Magistris. Lo vedo dai tuoi occhi, non vedi l'ora di cominciare. Quando si fanno le cose con la passione ci si emoziona sempre. Le ragazze le ho viste motivate, è un gruppo già affiatato nonostante tanti cambiamenti, le ho viste domenica in amichevole, nonostante la sconfitta è una squadra tecnicamente e tatticamente preparatissima per la Serie B. Abbiamo un direttore sportivo quest'anno che di calcio ne capisce, ne mastica, quindi con la sua esperienza, con un mister sarriano che è Beppe Marino, credo che ci sono tutti i presupposti per vivere questo campionato di Serie B da protagonisti. Lello, non posso non chiederti del tuo sogno. Noi siamo in Serie B, penso sia un anno transitorio questo, l'anno successivo l'assessore Ciro Borriello, Ciro, affiancaci, hai detto una cosa importante. Intanto diamo il benvenuto all'assessore. Benvenuto assessore. Grazie, benvenuti a loro, perché ci stanno regalando un sogno e sono convinto che diventerà una realtà. Assessore, hai detto una frase secondo me fantastica: ci giocheremo la Champions al San Paolo, e questa è una promessa, caro assessore, perché il sogno del presidente è quello di giocare Napoli-Juventus al San Paolo. Ma guarda, io non cerco di non dire mai cose a caso, il San Paolo è l'impianto della città, anche se adesso abbiamo una convenzione importante, ma non credo insomma che le due cose possano escludere l'una l'altra, per cui avere una competizione così importante sarebbe straordinario, sarebbe bellissima. Finale di Champions di calcio femminile, farlo a San Paolo con Napoli sarebbe un sogno, e avremmo uno stadio strapieno, ne sono convinto. Loro stanno facendo un investimento importante, lo si vede, lo percepiamo come veramente una spinta forte, ma soprattutto perché vogliono, come dire, ridurre quel gap che esiste tra il calcio maschile e il calcio femminile, per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene quest'anno, anche uno stadio adeguato insomma che può risolvere alcune questioni, è in periferia della città, loro hanno fondamenta forti e credo che possiamo, come dire, far sì che Napoli calcio femminile sia, come dire, per noi un motivo di orgoglio, ma soprattutto per la città. Napoli, città dello sport, presidente, l'appoggio non soltanto affettivo ma anche sostanziale, reale del Comune di Napoli fa di voi comunque una realtà importantissima, solida, e questo era quello un po' anche il vostro obiettivo. Credo che tra persone per bene ci si capisca sempre, quando uno vive un sogno ma lo vive soprattutto nella propria città, col proprio DNA, con la napoletanità che già abbiamo noi tutti, dall'assessore al sindaco al sottoscritto, tutto sì, è realizzabile. Ne approfitto a questo punto all'assessore, dico, perché non fare una bella amichevole con la Juve, col Milan, già da quest'anno al San Paolo, ecco qui, per far sì che il movimento possa crescere. Non lo dico per me, perché io preferisco sempre stare dietro le quinte, però per queste ragazze lasciamo questa iniziativa in una giornata che magari non diamo fastidio al Napoli De Laurentiis, se si potesse organizzare una bellissima amichevole qui con la Juve, con l'Inter, col Milan, le squadre importanti del nord, potrebbe essere una spinta maggiore per questo movimento e per il Napoli femminile. Ma perché ne ipotizzare anche un torneo triangolare durante la sosta di campionato? Non credo ci siano problemi anche per la manutenzione del terreno di gioco. Quando si arriva a questi livelli anche, si accorciano anche quelle piccole difficoltà che si vivono quotidianamente. Non credo che ci siano, come dire, motivi per il quale il calcio Napoli debba dire di no a un'iniziativa come questa. Si può ipotizzare un periodo, una data per organizzare questa amichevole con una società importante come la Juventus o con il Milan al San Paolo? Tanto facciamoci questo bel campionato che sarà sicuramente. Poi noi insomma conserviamo un periodo in cui abbiamo un utilizzo esclusivo del terreno di gioco del calcio, dello stadio San Paolo, e per carità, alla fine del campionato, per promuovere sempre di più il calcio femminile, si può organizzare anche un torneo allo stadio San Paolo. Fine del campionato, presidente? Maggio. Ci vediamo a maggio. Facciamo un fiocchettino. Ci vediamo a maggio, va bene? A maggio, grazie a voi. Mister Peppe Marino, si ricomincia dalla sala consigliare del Comune di Napoli. L'appoggio del sindaco De Magistris è importante per voi. Domenica, parlando poi di sport, avete disputato un'amichevole di lusso. Tanti pezzi del puzzle che poi andranno a formare una società solida, una squadra che tu stai portando avanti. Un unico obiettivo è quello di vincere, come ha detto Lello Carlino. Sì, finalmente iniziamo noi a fare quello che ci piace di più, cioè entrare nel campo, iniziare il campionato. Logicamente ci sono tante
motivazioni, ci sono tante pressioni, però questo fa parte del nostro lavoro, anzi è il bello del nostro lavoro. E niente, dobbiamo ritornare a fare quello che è stato già fatto in passato, cioè quello di raggiungere la massima serie, raggiungerla con i risultati, raggiungerla sul campo, con il sacrificio, col sudore. Quindi noi siamo pronti, la squadra è attrezzata per poter raggiungere questo obiettivo. Adesso sta a noi mettere da parte le parole e fare i fatti. Ho il piacere di presentare ai nostri microfoni il responsabile marketing del Napoli femminile, Alessandro Ganguzza. Alessandro, prima di tutto complimenti per tutta l'organizzazione e immagino la pazienza che hai per portare avanti tutto questo progetto. Complimenti e benvenuto. Ciao Alberto, grazie. Sì, sono stati mesi faticosi, però abbiamo lavorato sodo e oggi è andato tutto bene. Ben comincia e a metà dell'opera. Noi siamo in compagnia di due nuove calciatrici, do a te l'onore di presentarle perché è bello, è giusto anche così. Sono le new entry, Federica Russo, il nostro portiere che viene dalla Juventus. Federica Russo. Ciao a tutti. Ex Juventus, Federica, cancelliamo questo passato. No, beh, il passato non si cancella, fa tutta esperienza, però sono felice di essere qua a Napoli adesso. E centrocampista di qualità Alessandra Nencioni. Benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Allora, voglio sapere da te invece che cosa ne pensi. Fai tu l'intervista a me, questa è bella questa cosa, fai tu l'intervista a me, chiedimi. Voglio sapere da te cosa ne pensi di questa atmosfera e di questa squadra. Fantastico, credo che si parte con tutti i buoni presupposti, sperando che quest'anno sia soltanto un anno di transizione con degli innesti d'esperienza di qualità come non soltanto loro due, c'è Eleonora che è nuova, ci sono tante straniere, caro Alessandro, c'è una statunitense, c'è una greca, come il Napoli maschile ha comprato un greco, c'è anche una greca nel Napoli femminile, però voglio chiedere alle ragazze, ben due greche. Due greche, io che di greco ne parlo anche. Allora, prime tue sensazioni qui a Napoli e ovviamente cosa pensi di dare a questa squadra? Ma allora, sensazioni bellissime, ci credo nel progetto, il progetto è molto, molto bello e speriamo di fare bene. Adesso inizia il campionato, ce la metteremo sicuramente tutta. Stessa domanda anche per te, prima impressione qui a Napoli, che idea ti sei fatta e ovviamente che tipo di supporto riuscirai a dare alla squadra che comunque viene da un'ossatura già consolidata? Ho trovato una bellissima città e un bellissimo ambiente, molto accoglienti. Devo dire che sono molto contenta, il progetto della società è ambizioso, stanno lavorando molto per farci lavorare al meglio, noi ricambiamo, spero che potremo ricambiare sul campo. Io personalmente sento già molto attaccamento a questa maglia, anche grazie alle nostre compagne qua di Napoli che ci fanno capire quanto importante è questa realtà per loro. Ragazze, in bocca al lupo a te Ale, e viva Napoli, da te voglio sentirti dire forza Napoli, ex Juve è una soddisfazione, fatemi togliere questa soddisfazione. Forza Napoli femminile. Ah, che bello. Francesco Tripodi, amministratore, delegato, factotum, no. Cervello, no, ho finito gli appelli, amico del presidente. A servizio della squadra. È un progetto importante, partiamo dal comune, partiamo dal sostegno del comune di Napoli con il sindaco, parlando poi di aspetto sportivo, è stata creata una squadra all'altezza, domenica contro il Milan non avete sfigurato, tanti pezzi del puzzle, Francesco, che formeranno quest'anno una solida base. Sì, innanzitutto, come giustamente ricordavi tu, l'appoggio del comune, ma non è un appoggio solo tecnico, è un appoggio affettuoso, lo sentiamo quotidianamente quando parliamo sia con l'assessore che con lo staff, sono vicini a noi in maniera affettuosa come è giusto che un comune faccia e non tutti lo fanno, ci sentiamo a casa e quindi faremo di tutto per onorare questi colori. Il progetto c'è, è un progetto che abbiamo deciso di condividere con più persone, come ti dicevo abbiamo scelto una forma societaria di grande respiro da cui che porterà al confronto, il confronto su tutto, il confronto sul progetto, sull'individuazione di un centro su cui far costruire la nostra cittadella, anche per l'area tecnica, sulle scelte tecniche, quindi
come sarà la squadra e dove dovremmo andare. L'obiettivo è arrivare velocemente in Serie A, ma arrivarci di peso, di spessore, come la piazza di Napoli merita. Ci stiamo adoperando perché questo accada nel più veloce tempo possibile. Io sono a servizio di questo progetto. Dino Bove, uno dei soci della società Napoli Femminile, questo è un gesto che fai per Eleonora Olivier, che è nata a Napoli. Dino, è una consegna un po' di quello che è un pochino anche l'idea, no, di Napoli Femminile: Carpisa, borsa, però c'è anche il logo Napoli Femminile, quindi sport. Sì, abbiamo pensato a questo piccolo gadget da dare alle giocatrici di Napoli Femminile. La mia società si è operata per fare questo prodotto. Con prodotto unico, ricordiamo, eh? Sì, è unico. Con l'aiuto del presidente Lello Carlino abbiamo fatto questa cosa. Ho qui adesso il piacere di poterla consegnare a una delle ragazze della Napoli Femminile, e poi arriveranno tutte le altre per tutte le altre giocatrici. Sei una privilegiata, no? Sì, sono molto, molto fortunata ad avere la borsa. Grazie. Elisabetta Oliviero, nativa napoletana, poi hai fatto un po' il giro dell'Italia, torni a casa finalmente. Sì, è stato molto bello oggi per me essere qui, per le mie origini, perché sono orgogliosa di essere nata a Napoli. Mi sono spesso commossa dalle parole, perché è vero, noi napoletani abbiamo innata l'attaccamento alla terra, alla maglia, e è bello per me essere qua e essere stata scelta per far parte di questo progetto. Piccolissima notazione, cambiamo l'accento, torniamo a parlare napoletano. Sì, è che non ho mai parlato bene napoletano, però sì, è molto bello il dialetto, è sempre, diciamo, allegro e sa sempre darti qualcosa di più.